Parma e Como per l'ottava giornata della pool salvezza. Il Parma si gioca tantissimo, una settimana dalla partita decisiva con la Sampdoria. Se la cava il Como, che può far ripartire l'azione. Altro break con Panusic, che cerca la collaborazione proprio di Panusic. Che super gol di Panusic! Palla di Vaitukaitite. Panusic carica il destro. Che potenza quella di Maria Panusic, che trova il punto dell'1-0. Lo fa con la sua qualità, con la sua forza, con il suo destro. Cerca la porta, trova il primo palo. Batte Beretta per il vantaggio del Parma. Che gol quello di Panusic, che prende la mira, trova la porta. Chiama lo schema ancora, alza il pallone verso Corbin. Sponda buona per il destro in porta. Ci mette la mano Beretta ancora su Panusic. In arriva Panusic, senza pensarci un attimo, trova la... Traffico in area, pallone lasciato a Lindberg, arriva il cross forte per il colpo di testa, salvataggio di Ciccioli, la palla rimane ancora lì. Che occasione per il Como, occasione enorme per la squadra di Della Fuente. Rivediamo il cross dentro, colpo di testa da parte di Ilai, lancio lungo di Cox, verticale testa di Rizzon, poi ripartenza con la palla per Beccari, 3 contro 3, Beccari prova a far fallo, vai tu Caetite, non ci riesce, Beccari contro tutte, destro di Beccari, Ciccioli in calcio d'angolo. Calcio d'angolo con Benoit, arriva al cross, colpo di testa di Cambiaghi, ci mette sempre la firma Cambiaghi, che trova il punto del 2-0, taglia sul primo palo, brucia tutte le avversarie e segna il gol numero 5 del suo campionato. Doppio vantaggio con Panico, che continua a caricare le sue giocatrici, visto che conosce le difficoltà del Parma nell'amministrare situazioni di vantaggio. Cross di Benoit per la testa di Cambiaghi, più in alto di tutte per il 2-0. Con Pastrenge e Beccari per il Como. Va Panusic, forte per Corbin, si salva in qualche modo Beretta. Altra palla gol per il Parma, nuovamente Panusic, dribbling, Panusic giù. Corbin a dar fastidio anche al portiere all'interno dell'area piccola. Arriva il cross stavolta sul secondo palo, colpo di testa per Corbin, la palla sbatte sul palo, testa di Bardin. Corbin ci aveva messo la zampa. Poi Vaitukaitite, dopo il controllo difettoso di Paloma Lazaro, ancora Vaitukaitite, cerca Panusic, si gira, Panusic può calciare anche col sinistro, fortissimo per la parata in calcio d'angolo di Beretta. Prova a riaccendere l'azione del Como. Tocca dietro per Picchi. Vuole prendere il fondo, mette il cross. Esce non benissimo Ciccioli. Allora la palla rimane buona per Beccari, che la gira. Lindberg! C'è ancora partita al Tardini con Lindberg, che fa 1-2 e accorcia le distanze per il Como. A 19 minuti dalla fine il Parma vede i soliti incubi finali. Guarda che non riesce a gestire i vantaggi. Qui Ciccioli non esce bene e allora Beccari propone per Lindberg, dribbla internamente, perde il passo, ancora Borini, si è ricompattato il Parma, vediamo se arriva un altro pallone al centro e così verso la sponda e poi la deviazione di Lindberg, ancora una volta sul gong il Parma prende gol, doppietta di Lindberg, 2-2. Ancora una volta si fa rimontare il Parma, incredibile, incredibile. La situazione di vantaggio oggi era anche doppio, cross dentro, sponda all'indietro, non la tocca Beccari, sul tocco di Picchi rimane la palla buonissima per Lindberg, che fa 2-2 e finisce così, finisce 2-2 con una partita che riassume la stagione del Parma, sopra 2-0 con 3-4 palle gol per il 3-0, il Parma si fa rimontare ancora una volta.